Avvocato La Scala, buongiorno. Buongiorno. Ma che bella cucina. Ma scusi, ma qua non doveva esserci un garage? A Condonato? Ma quale garage? Volevano costringerci a fare un garage. Ma noi non vogliamo che la gente venga in macchina al lavoro. Sì, vogliamo... Però la vedo nervosa, lei deve tranquillizzarsi. È nervoso per che cosa? Mi dica. No, non sono nervoso, sto annegando nell'acqua le mie perplessità. Semmai sono un po' inquieto, diciamo così, per l'incertezza normativa. Eh beh, notoriamente l'incertezza normativa. Fonte di inquietudine. Certo, perché? Mi dica, ci racconti. Ma no, adesso ho appena finito di discutere con due notai. Oh là là. Faccio una cosa che forse accade solo nel nostro paese. Sto curando un'operazione, tra l'altro commendevole. Ci sono dei signori che devono mettere dei quattrini in una loro impresa in crisi, nell'ambito di un concordato, per pagare i creditori, per pagarli meglio di quanto non sarebbe se non mettessero questi quattrini. Ora, il modo con cui lo si fa può essere molteplice. Ognuno di questi modi è tassato in modo vario, ma la cosa più divertente è che, a secondo che il notaio che mi cura l'operazione tassi, per dire, a magenta o tassi ad abbiate grasso, mi sottopone un conto delle imposte diverso, perché il tassatore locale la pensa in modo diverso dal tassatore di un'altra parte. Io credo che queste cose accadano soltanto nel nostro paese. Come si fa a pensare che un investitore, meglio se straniero, di fronte ai costi e ai rischi delle transazioni che ci sono qui da noi, affronti serenamente il tema dell'investimento anche nelle attività produttive? Qualche anno fa io ho comprato per un italiano una bella tenuta agricola che stava in Toscana. La tenuta era di proprietà di un signore svizzero, un privato cittadino. Sono andato a fare il contratto a Lugano, mi pare. A un certo punto la dinamica contrattuale imponeva a questo signore di curarsi un attimo delle tasse che avrebbe pagato sul prezzo ricavato lì in Svizzera. Io pensavo che mi avrebbe chiesto un'interruzione delle trattative. Invece ha alzato la cornetta, ha chiamato l'ufficio delle tasse del suo comune, ha parlato col suo tassatore e gli ha chiesto: sai quella mia proprietà che ho in Toscana? La sto vendendo, incasserò tanto, cosa pago di tasse? E la consulenza fiscale gliel'ha fatta il suo tassatore. Io sono rimasto incantato dalla civiltà di quel gesto. Oggi invece annego le mie perplessità in un quadro normativo diverso. Ecco, mi fa piacere, molto ottimista, come al solito. E che volete che vi dica? Questo non è un mestiere per ottimisti. Arrivederci, buone tasse, Avvocato La Scala, buone grazie, tasse. Grazie, altrettanto. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.